Già l'ha nominato il mister prima. Già ci ha pensato il mister. Comunque Mauro Vigorito, il mostro. Basta guardarlo in faccia, non è che ci manca. Cioè, a me. Repeat. Thomas Manfredino e detto Chichino. Ah, Lady Oscar. Poi Mario Sampirisi. Detto Sampiricchio. Poi Giovanni Sbrissa, Giovannino. Salvatore Doria. Sasa. Questo lo presentiamo, lo facciamo anche parlare. Il magro. Ti è arrivato ieri. Federico Moretti, l'abbiamo riportato a Vicenza, ci tenevi a tornare a Vicenza, ci hai messo anche del tuo per poter tornare a vestire maglia bianco rossa. Sei tornato, dicono già i tuoi compagni, il feeling è lo stesso. Sì. Speravo di tornare anche giù, sono andato adesso. Speriamo. Tira la bomba. Speriamo, infatti, speriamo. Andiamo a controllare la zona del 20, se è pronta. Sì, allora, ci mettiamo sotto, dobbiamo lavorare forte per far arrivare i risultati più possibile. Più forti. Antonio Cinelli, il nostro capitano, Lorenzo Laverone, un altro bel ragazzo, e Lorenzo Laverone. Leonardo Davide Gatto, Andrea Mantovani, Nicolò Brighenti detto Brighella, Davide Bianchi, speriamo. Richard Maggiore e noi Marco Pinato, bel ragazzo anche lui. Cristian Galano, se lui era il mostro, lui è ancora peggio. Qui là, qui ci sono i due vice bomber, cioè adesso si ricomincia a far gol. Speriamo, dai. Speriamo che di continuare così. Anche te? Guarda anche te la cosa. Io mi sono scordato, ero partito bene, poi ho perso la porta. Walid Lasmi. Adesso Vita, tuo bel ragazzo, come un attimo. Adesso, su, vogliamo sapere come stai, no? Perché qua tra i vari redditi che abbiamo recuperato ci sei anche tu, tutto a posto, superato, perché credo che la botta, l'ematoma e il drenaggio che basta. Ti ha detto che ti manca la botta in testa, è suggerito. Cos'altro in testa?
Dai Ardini, Roberto. E lui è il nuovo portiere del Vicenza, arrivato da quanto? Dall'Archichiampo, Alex, dall'amico. Portiere Francesco Rosso, detto Ciccio in tutti i sensi. Giulia Bagua. Sì. Arrivato praticamente da qualche ora, presentato stamattina, alla fine non sapevamo che numero di maglie avete preso, tu e Federico, poi andiamo a chiedere a Federico, tu che numero hai preso? Tu il 20. Ascolta, come Rossi dice qualcuno, ascolta, intanto come ti sembra, sei arrivato precipitato subito in mezzo ai tifosi, la tifoseria di Vicenza comunque la conoscevi perché almeno hai giocato più volte. Penso che sia una tifoseria calda che dà tanto affetto alla squadra e noi pensiamo di fare il massimo per darvi qualcosina in più che è mancato quest'anno. Infatti stamattina in conferenza stampa si diceva che finora a Como avevi fatto solo 3 gol, perché gli hai tenuto tutti per la maglia biancorossa. Speriamo che sia così. Quindi contento di essere qui, primo impatto, le prime impressioni, quali sono? Sono contento perché sono certo. In bocca al lupo, aspettiamo. Diventato l'idolo della tifoseria in pochi mesi. No, voglio ringraziare tutti quanti dal primo giorno che sono arrivato fino ad oggi, spero per i prossimi mesi che la squadra e tutti noi andiamo ancora meglio e spero ancora qualche gol di fare. Ma è con Ebagua? Un grande giocatore, numeri parlano per lui, quindi non c'è bisogno di niente di dire. Allora speriamo che i gol aumentino, proseguiamo, abbiamo quasi finito. Michele, pazienza. Andrei Modic. E Leandro Rinaldo. Parla un po' anche tu a nome della squadra. Cosa vogliamo dire a questi tifosi straordinari che mi seguono ovunque, sono venuti a Perugia e sono tornati con la nebbia? Guarda, penso che in un periodo difficile hanno dimostrato la partita di Perugia di starci vicino, di essere nella difesa. Vicenza è questa, sappiamo che vive di fare il calcio, quindi per noi avere gente così è importante. Ora sta a noi recuperare questi 6 mesi che purtroppo più che altro l'ultimo mese dove non sono andate bene le cose, che cercheremo già da sabato di invertire la rotta e cercare di raggiungere il massimo.